Mi sto sistemando perché oggi vedrò i miei genitori che passano, che mi devono appunto consegnare una cosa, un favore che gli ho chiesto, e poi appunto vengono a trovare la bimba e me, insomma, manca solo Ricky, però vabbè, vabbè, Federico uscirà alle 4:30 da scuola e niente, io sto mettendo un po' di fondotinta, sto cercando di finire questo qua di Essence per poi aprire quello nuovo, perché insomma ho questo qui da finire di Essence, poi vabbè ho questo qua di Dior che mi spiace un sacco buttare, ma in realtà è finito, me l'aveva regalato Sistiana, che saluto e mando un bacio. E poi vabbè ho comprato questa qua, questo qua di Bella Oggi che devo ancora provare con il pennellino che finalmente così puntualmente mi deve cadere qualcosa. Io ragazze devo sistemare questo mobiletto, veramente non ce la possiamo fare perché c'è troppo casino e non va bene messo così, non va bene come organizzato, solo che ragazze, una volta avevo la postazione make-up in camera da letto, in camera nostra, e poi vabbè, ovviamente ho fatto spazio alla bimba e quindi il mobile che utilizzavo con i tre cassetti l'ho fatto diventare un fasciatoio e quindi insomma non ho più una postazione, infatti ho anche meno trucchi per quello, perché non avendo lo spazio. Infatti, prima o poi dovremmo anche cambiare questo mobile del bagno e prenderne uno con, cioè il mobiletto che abbiamo qui sotto il lavandino è distrutto e quindi ci piacerebbe cambiarlo. Vedremo più avanti, vedremo adesso cosa si può fare. E niente, oggi avevo voglia di fare un vlog, in realtà il progetto era molto diverso, nel senso che stamattina ho iniziato il vlog in un certo modo perché avevamo un certo progetto, un certo programma per la mattinata, ma con enorme sorpresa abbiamo aperto la finestra e pioveva, e quindi con la bimba e tutto non ci andava di fare quest'uscita, di far rischiare di bagnarla e tutto quanto, anche perché non ho il parapioggia per il nuovo passeggino ancora, quindi non siamo usciti purtroppo e quindi ci riproviamo domani. Adesso guarderò anche il meteo, speriamo che non piova domani. E insomma, ci riproviamo domani, ragazze, che dobbiamo fare così. E niente. Quindi boh. Metto un po' di correttore perché veramente, ragazze, i segni della mia stanchezza ultimamente. Sto facendo le ore piccole, come vi ho detto anche nel vlog precedente, quindi inizio un po' ad avere i segni della stanchezza. Adesso vedo se stasera o magari domani vi faccio magari un video a parte dove faccio una specie di spa con voi. Avevo comprato con Ricky questo da Tigotà, Hydra Bomb di Garnier Skin Active. Vedo l'ora di provarla, di rilassarmi un po', di farmi una maschera. Adesso è la prima volta che sono da sola, magari mercoledì, che appunto sono sola con la bimba, magari faccio questa spa a casa mentre dorme, insomma mi rilasso un pochettino, mi faccio una bella doccia, mi faccio una maschera. Ogni tanto ci vuole questa coccola. Voi ve la fate ogni tanto perché ci vuole. Prendersi cura del proprio corpo, prendersi cura della propria anima, secondo me è proprio una cosa necessaria. Cioè, bisogna sempre prendersi un po' di spazietto per sé e coccolarsi, farsi belle, dedicarsi anche a un po' di spazio personale, che può essere scrivere un diario, insomma, queste cose qua, un'agendina, un colorare. Adesso ci sono anche questi album per colorare, ci sono anche delle app dove si può colorare che io utilizzo, che è Tap Color, mi pare si chiami, veramente bella, dove mi rilasso tantissimo. E niente, penso lascerò i capelli legati, ovviamente facendo una coda un po' più decente, perché
Cioè, sono puliti i capelli, però non ho voglia di mettermi lì a fare chissà che piega, essendo che oggi comunque sono a casa, quindi me li tiro su bene dopo, me li faccio bene, faccio una coda alta. E niente, faccio i miei soliti colori abbastanza nude, magari metto, oggi metto l'eyeliner, anche se non devo fare niente di che, però quando viene a trovarmi qualcuno mi piace farmi trovare ordinata. E poi magari anche per Ricky stasera, insomma, che mi vede un pochettino sistemata. A me piace, ma lo faccio in primis per me stessa. Mi piace proprio, non è che perché sono a casa devo stare trasandata, insomma. Mi metto una bella tuta, mi do una sistemata e mi sento anche io meglio con me stessa, no? Fatemi sapere voi cosa ne pensate in merito. E poi niente, ho detto a Riccardo che oggi avrei fatto la pizza, quindi dopo provo a rifare la pizza, non vi farò rivedere tutti i passaggi come l'altra volta, cercando di ascoltare i vostri consigli preziosi, che vi ringrazio veramente di avermi dato. Mi avete dato un sacco veramente di dritte, dal non utilizzare la salsa, ma utilizzare la polpa, mettere il formaggio dopo averla già infornata, quindi a metà cottura. Insomma, mi avete dato veramente un sacco di consigli, siete veramente grandi, cioè veramente, spero di fare un figurone ancora di più dell'altra volta stasera. Anche l'altra volta era buona, però con questi vostri consigli, secondo me verrà ancora più buona. Boh, io direi che tanto faccio una cosa semplice, perché come vi dicevo non devo andare chissà dove, però giusto per essere un po' ordinata. Se mi state chiedendo dove Ale ha giocato, sta giocando nel box perché ha appena finito di mangiare da poco, la pappa proprio pranzo, e quindi è stata un po' sdraiata, ha digerito, adesso l'ho messa un po' a giocherellare così si passa il tempo, si diverte. Poi un po' di coccoline della mamma e poi penso andrà a fare un riposino, insomma i miei arriveranno più tardi. Perché vi racconto cosa sta succedendo, nel senso che ve lo racconto, ma vi dico la verità, non mi sono sentita, così vedo qualcosa in più, non mi sono sentita di farvelo vedere direttamente, ovvero quando avete visto il vlog di mia nonna, praticamente io ve l'ho filmata da questo lato. Perché dall'altro lato, ragazze, purtroppo è caduta e insomma mi è dispiaciuto, non mi andava di filmarla così, non volevo metterla a disagio, però insomma non sta propriamente benissimo e quindi insomma non è in forma. Non sta malissimo, però non è in forma, non è al massimo delle sue forze e quindi insomma i miei passeranno più tardi perché ovviamente sono con lei, le danno una mano, insomma le stanno vicino, le portano quello che le serve giustamente e io li aspetto, insomma passeranno giusto a farci un saluto veloce, niente di che perché c'è questa cosa che ovviamente viene prima, quindi non mi sono sentita di dirvelo il giorno del suo compleanno, però anche perché è successo proprio il giorno del suo compleanno, perché noi l'abbiamo festeggiata il giorno dopo del suo compleanno, il 14, e proprio il 13 che è il suo compleanno lei ha avuto questa caduta. Niente di grave, però insomma, non ci voleva, no? Essendo comunque una persona anziana, non ci voleva proprio il giorno del compleanno, poverina. E quindi ve lo racconto adesso, insomma, quindi niente. Adesso finisco, metto giusto un po' di mascara. Avevo un burro cacao bellissimo. Mi pare della Labello rosa che lasciava le labbra di un colore veramente molto naturale, rosate così. Non lo trovo più. Cioè, l'avevo messo in qualche borsetta, probabilmente vai a capire dove è finito.
Boh, quindi pazienza. Voilà. Giusto così, l'eyeliner non c'è niente da fare. Accentua lo sguardo e cambia proprio con l'eyeliner. Comunque, mi sa che andrò a mettere giusto un po' di questo classico, classico labello. Non ho voglia di rossetti in casa, sinceramente. Solo che ho passato il fondotinta, mi è rimasto un po', cavolo. Quindi magari ci vado a mettere giusto un po' di questo, ecco, questo anche. Ah no, ed era della Baby Lips. Della, se non erro, non mi ricordo più. Che marca è già la Baby Lips? Ah, Maybelline, Maybelline New York. E questo è troppo acceso, però messo col burro cacao mischiato diventa un rosato. Ecco, era una cosa del genere quello là, ma subito, cioè. Invece questo se lo metti da solo è troppo color ciliegia, io lo trovo già troppo rosso, mi dà già fastidio. Poi vabbè, volevo farvi vedere perché non ricordo realmente se ve l'ho fatta già vedere questa qua che avevo acquistato, forse sì, ve l'avevo fatta vedere, comunque molto carina. Io sono sincera, non mi ritengo così brava a truccarmi da fare il contouring. Però ogni tanto metto giusto un po' di questo illuminante, giusto un po' qui. Ma devo guardarmi qualche tutorial su YouTube su come utilizzare queste palette, perché vi dico la verità, non, anche proprio il contouring proprio fatto bene. Cioè, adesso faccio una prova, che ne so, boh, andiamo di questo che io lo trovo veramente scurissimo, però come fanno così? Sì, dovrebbe essere così. Però ho paura di esagerare, cioè non sono proprio. No, ho paura. Ho proprio paura di farmi il mascherone. Questa nuova palettina qua. Se non avete visto l'altro video, io l'ho trovata a 8,99 euro da Tigotà ed è di Essence. Comunque, bando alle ciance, io vi faccio vedere in che condizioni è sto mobiletto, cioè veramente c'è un casino pazzesco su sto mobiletto e un giorno farò un video solo di sistemazione di questo mobile, cioè pazzesco, un casino allucinante, salviette struccanti, crema giorno, questa qua di Venus mi pare. Crema mani natalizia che sto ancora utilizzando un buon profumo. Il mio mascara, campioncino, vabbè, ombretto, sì, ombretto, blush, il correttore che sto utilizzando, una candela, cioè di Yankee Candle che mi ha regalato la mia migliore amica Marta. Insomma, ragazze, devo dare veramente una sistemata. Poi vabbè. Qua tutti i pennelli che voglio lavare, l'eyeliner, la cera per le sopracciglia. Insomma, bisogna fare un po' di ordine. Sotto non ve lo sto neanche a dire. Cioè, vabbè, qua c'è le cose che uso per lavare Ale, però dietro anche devo dare una sistemata, ragazze. Non se può, non se può. Vabbè. Da. Salute! Ecco, un berrutto in diretta! Devo prendere il fratellone, mia piccola camionista. Eh? Ma come camionista, mamma? Hai ragione, mia piccola principessa. È che con il rotto che hai fatto mi sono un po' confusa. Andiamo a mettere la tutina o il cappottino? Ma metto la tutina perché ha la gonnellina di Hello Kitty e abbiamo un po' le coscettine al vento, no? E quindi le metto la tutina così. Buon gustai, eh? Già i gioiellini? Andiamo? Andiamo a prendere il fratellone? Andiamo! E c'è il sole? Andiamo. E cosa? Vieni qua nel tutone caldo. Nel tutone caldo caldo. Tanto
ci mettiamo poco. Andiamo a prendere fratellone e poi torniamo. Va bene. E poi torniamo a casina, che poi vengono i nonni dopo. Oh. Opla. Opla. Andiamo. Allora ragazze, ho già preparato tutto, sto per fare l'impasto della pizza, quindi lo farò un attimo, poi ve lo mostro finito perché sono un pochettino di fretta, stanno anche arrivando i miei genitori. Poi niente, una volta fatto l'impasto lo lascerò lievitare e libererò questa ciotola perché quando arrivano i miei volevo fare un po' di panna montata da mettere nel caffè. Quindi insomma cercherò un'altra ciotolina per far lievitare, adesso mi inventerò qualcosa e niente, quindi a tra poco. Ma tu quando eri piccola, Federico, che nonna voleva farti ridere, non ti spaventavi? Bello boy, io sì, io mi spavento delle volte quando mi sveglio la mattina. Lo lascio, lo lascio, Dada un pa, dada un pa. Guarda, data un pa! Mi piace! Dada! Lo boy! Dada! Dada! Siamo Dada! Ehi! Ti ricordi di me? Ti ricordi? Sì, dada un pa! Dada un pa! Dada un pa, un pa. Chissà quante ore andrà avanti adesso sta canzone. Allora, gli impasti crescono, anche l'altro lo sento già lì. È ancora presto, le intaglierò tra una mezz'ora. E poi qui ho fatto anche i krafen. E questi qua li farò poi dopo cena perché hanno bisogno di ancora un po' di lievitazione. Ho messo qui perché non avevo altre ciotole grandi e niente, con qualche dritta del babbo qua ci sono i krafen, quindi proveremo dopo. E niente ragazzi, io ahimè probabilmente ho la sciatica infiammata perché mi sono alzata a fatica prendendo un oki. Quindi sono un po' in difficoltà con i movimenti, mi è preso proprio un po' così all'improvviso, mi sono messa subito sul divano e ho preso un oki in bustina, quindi abbastanza forte, e ora almeno sono riuscita ad alzarmi e venire a controllare gli impasti e tutto. Ho il terrore di quando si alzerà Alessandra, si sveglierà perché tenendola in braccio sicuro avrò male, ma il fatto è che un po' le scale con il peso, un po' portare la bimba quando vado a prendere la scuola Fede in braccio, mi si sta infiammando sicuro la sciatica perché sento proprio un dolore forte che mi prende anche la gamba destra. Quindi insomma spero mi passi e almeno da riuscire a intagliare le pizze, condirle, preparare la cena perché anche Fede deve mangiare. E poi se sto meglio dopo cena faccio anche già i krafen, così ci sono per domattina, se no niente, se no li farà Ricky. Vedrò cosa inventarmi, spero di farcela farli io sinceramente e basta. Quindi adesso mi vado a mettere a coricarmi ancora un po' sul divano
Stasera c'è anche il Grande Fratello. E poi ci tenevo anche a dirvi un'altra cosa. Sono veramente molto contenta di questa cosa, perché mi tenete un sacco di compagnia. Ho fatto un gruppo su Telegram. Ovviamente vi ho un po' interpellate, sapete che quando c'è da prendere queste decisioni un po' così abbastanza importanti, comunque riguardanti me, riguardanti il canale eccetera, vi chiedo sempre la vostra opinione, e ha vinto la maggioranza, che appunto diceva sì. E quindi ho fatto un canale su Telegram, quindi vi invito a seguirmi. Il mio nome è sempre lo stesso che vedete per Instagram, lo metto qui, comunque sempre Robertina _ YouTube. E mi trovate anche su Telegram, ho fatto un bel gruppo dove appunto chiacchieriamo tutte insieme, quindi è veramente molto molto carino. E oggi ho chiacchierato con un sacco di voi, quindi sono davvero molto contenta. E niente, adesso mi riposo un pochettino e ci vediamo dopo. Seconda pizza intagliata. Io probabilmente ho un principietto di colica renale, ragazze, alla fine, perché faccio tanta pipì. E niente, quindi intaglio, insomma, qua c'è la salsina, adesso preparo anche questa, taglio sui wuster e poi ho fatto, insomma, spero mi passi con l'occhi, perché ragazze, ho davvero tanto male. Buongiorno, raga. Nottata devastante, lo noterete dalla mia faccia. Alessandra dorme, io mi strucco adesso perché ieri sera mi sono addormentata così e non mi sono neanche struccata. Spero vada via un po' il giallo della... Ecco, si sta riprendendo. Che disagio. Alla fine ieri sera era un principio di colica renale, quindi... Mamma mia, sono stata male, però probabilmente avendo già partorito due volte non l'ho trovato proprio, insomma, devastante da chiamare la guardia medica, ho resistito e adesso sembra andare un pochettino meglio e niente, Riccardo è uscito, è andato a prendere due cosine al supermercato qui vicino e poi passava in farmacia a chiedere anche se hanno il cicatrene per il mio dito devastato, perché scusate, c'è anche del cotone, cioè, sempre peggio ragazze, sempre peggio. E quindi basta, adesso metto, se lo comprerà, se lo trova, metto il cicatrene e me lo fascio, perché non ce la faccio più a vedermi così. Questo dito ormai ha preso, cioè, nel senso, più vado avanti più andrei avanti, e quindi mi devo fermare e curarlo, altrimenti non si può. E niente, quindi oggi cerco di riprendermi un pochettino, penso che vi carico questo vlog e poi faccio il video sulle storie, che non ho ancora potuto fare, dove racconterò le vostre storie, dirò la mia eccetera. E poi devo fare anche il video ask delle domande che mi avevate fatto tempo fa, una settimana fa. E boh, per aggiornarvi su come è andata la nottata, cioè uno schifo. Poi mi sono anche addormentata sul divano, quindi insomma potrete immaginare il mio livello di stanchezza. Quindi vabbè, cerchiamo di migliorare questa giornata con una bella doccia calda, riprendendomi un pochettino. E niente ragazze, che dire, ho allungato un po' questo vlog con questi saluti mattutini, perché mi spiaceva, ieri sera appunto non ero proprio in vena, non vi ho fatto vedere la pizza, non vi ho fatto vedere i bomboloni, ma a parte che avevo poco olio, quindi i bomboloni non mi sono venuti come volevo. Quindi Non è stato, insomma, l'impasto era buonissimo, l'unico cotto che è venuto l'ho mangiato di gusto, proprio perché era proprio come quello del bar, il gusto è venuto proprio buono buono, però è la cottura che non è stata ottimale, perché appunto non aveva abbastanza olio, quindi
ovviamente è andata così. E niente, comunque ho avanzato dell'impasto. Ho avanzato dell'impasto comunque, e Riccardo adesso che usciva prendeva anche l'olio per friggere, così proverò con più olio a vedere se quel poco che è rimasto mi viene. Io vi mando un bacione grande, vado un po' a riposare perché è stata una nottata un po' così. E ci vediamo super presto con nuovi video. Buona giornata, lasciate un like se vi va, col mio pollice devastato, quindi un like devastato, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto.